Buongiorno e benvenuti. Oggi volano farfalline, le vedete qui davanti. E allora ho scelto il nome La Smeraldo per dare a questa farfalla ed è un nome tra le più rare farfalline al mondo. Ma perché l'ho scelto? Perché non è solo la più rara al mondo, ma anche come colorazioni ha più colori di tutte le altre. E purtroppo vive solamente 150 giorni, ma niente, allora la facciamo vivere un po' di più realizzandola con le perline. E questa è la prima versione. Che poi ho rinunciato di realizzarlo come tutorial perché è leggermente più complicato da realizzare, ma siccome c'è poca differenza tra di loro, ho scelto un'altra versione più semplice. E allora questa è la prima. Vi faccio vedere le altre versioni. Questa. Come vedete, realizzati come orecchini, sono veramente leggeri e provati all'orecchio si prestano bene, nel senso si sentono pochissimo solo perché girano, se no non si sentono che ci sono. E poi come ciondolo ho realizzato in questo modo senza niente, nel senso che questo qua, come vedete, è un altro ciondolino. Ho messo delle gocce, sono delle gocce in resina veramente leggere che poi ho utilizzato anche per realizzare dei miei orecchini. Oppure potete mettere due farfalline sempre come collanina. E le ho inserite in questo modo. Ve le faccio vedere. Al collo si presentano proprio così. In questa posizione. L'ho provata, è veramente molto molto delicata e carina. Spero tanto che piacciono anche a voi. E adesso invece faccio vedere l'altra versione del orecchino è questa che ho realizzato con queste goccine. Siccome sono leggerissime, ho detto proviamo a realizzarle come orecchini perché sono veramente veramente belle anche così con queste gocce. O se no, a vostra scelta potete realizzarli senza. E allora, se volete realizzare questa versione degli orecchini, qui dovrete realizzare con le perline un archetto da 5 per poter poi agganciare la vostra monachella oppure perno, o se no, da qui. Questo punto oppure da questa super duo, come piace a voi, che è come vi piace di più. Ecco, adesso vi faccio vedere i materiali necessari che sono veramente pochissimi. Allora, delle goccine anche più piccole le potete inserire, basta che siano leggeri perché siccome vanno in all'orecchio meglio essere leggere. Poi delle super duo che vedete qua. Io ho scelto ben 5-6 colori, adesso non mi ricordo esattamente. Allora 1 2 3 4 5 colorazioni. Questi sono tre di loro, questo è un fucsia bellissimo, un viola, bianco. Dopodiché questo è un oro e
E questo è un giallo, è mi sembra la colorazione banana, fruit banana. Poi delle Rockaille 110, da Miyuki oppure anche da Toho, possono andare bene. Una perla da 6 mm, qualche 15-0 perché ci vuole veramente poche, e del bicono da 3 mm. E questo è tutto il materiale che ci occorre, e come filo un 0,16 da fine line oppure quello che voi utilizzate di solito. E allora iniziamo. Come inizio prendiamo 2 super 2 e 5 rocaille. Questo è l'inizio, dopodiché bisogna chiudere e fare dei ben 2 nodi tra i fili. Fatti questi nodini, bisogna rientrare nelle 2 super 2. Tirate bene, così il nodino entra nei fori. Adesso prendiamo 2 rocaille e una super 2, i colori che voi preferite, e ci colleghiamo con il foro alto dalla prima super 2. Altre 2 super 2, io le metto dello stesso colore. Ci colleghiamo con l'altra super 2. Una super 2 e 2 rocaille. Ci colleghiamo con le prime 2 rocaille. Bisogna saltare la terza ed entriamo nelle prossime 4 in questo modo. Tirate bene nel modo che si formi una punta. In questo modo. Un altro giro, 2 rocaille e una super 2. Ci colleghiamo con la prima super 2, sempre foro alto. Un'altra super 2, ci colleghiamo sempre con la prossima super 2. Un'altra super 2 e 3 rocaille. Ci colleghiamo con l'altro foro dalla super 2 appena inserita e anche con la super 2 subito dopo. E tirate sempre bene. Adesso una super 2, ci colleghiamo con la prossima, un'altra super 2 e altre 2 rocaille. Ci colleghiamo con queste rocaille.
e passiamo a tutte quante. Due locali. Ci colleghiamo con il foro alto da lassù per due. Due su per due. Ci colleghiamo con l'altra su per due. Due rocaille, entriamo solamente nella prima, saltiamo la prossima ed entriamo in quella seguente. E anche qui bisogna che si formi una puntina. Due rocaille. Colleghiamo con la prossima su per due, due su per due, ci colleghiamo con la prossima su per due e adesso due rocaille ed entriamo come giro precedente in tutte le rocaille. Adesso invece prendiamo 3 rocaille, ci colleghiamo con questa super 2 del gruppo da 2, una super 2, ci colleghiamo con l'altra super 2. Un picolo da 3, ci colleghiamo con questo gruppo di rocaille ed entriamo in tutte quante. Un altro picolo, ci colleghiamo con questa super 2. Un'altra super 2, ci colleghiamo con la super 2 subito dopo e adesso prendiamo 3 rocaille ed entriamo nelle prime 2. Entriamo in questo foro della super 2. Che si trova in alto, questo è in basso, questo è in alto. Prendiamo un bicono, e ci colleghiamo con questa super 2, ma nel foro basso. Dopodiché entriamo nelle tutte rocaille. Poi all'uscita delle
Quando si esce da queste rocaille, che non riesco, ecco. All'uscita. Adesso entriamo nel foro dalla Super 2 e prendiamo un altro picono. Ci colleghiamo con questo foro dalla Super 2, praticamente in diagonale. Questo si trova dalla destra e questa sulla sinistra. E questo è un modulino che bisogna avere. Ci sono due per realizzare la farfallina e qui l'altro modulino che adesso verranno uniti tra di loro. E per unire tra di loro, vedete, i due modulini vengono così. Fate attenzione se avete colori diversi alle punte che fate la decorazione nel verso giusto, va bene? La decorazione intendo questo con il bicono, così avete le punte uguali. Allora, per unire i due modulini, allora siamo usciti da questa Super 2, entriamo nella rocaille subito dopo, che sarebbe la sesta, 2, 4, 6. Sarebbe la sesta. Ecco, prendiamo una Super 2, colore che voi volete, in questo modo. Prendiamo l'altro modulino e ci colleghiamo con la settima. Contate 2, 4, 6, 7. Entrate e uscite nella rocaille subito dopo. In questo modo, ecco, vediamo se si nota, contate, sono 6 entrate nella settima, ecco così si vede, nella settima e uscite nella rocaille subito dopo. Entriamo nel foro alto della Super 2, tirate bene e adesso entriamo nella terza. Vedete qui è la punta 1, 2, 3. Andate avanti finché si esce dalla punta. Ecco, facciamo così. Tirate bene, come vedete, sono unite. Usciamo dalla punta. In questo modo. Adesso, usciti da questa punta, prendiamo una rocaille
la perla da 6 e altre 4 rocaille. Prendiamo un picono da 3 e una 15-0. Torniamo dal picono e da altre 3 rocaille. Tirate bene in modo che non ci sia filo. Prendiamo altre 3 rocaille delle 11-0, un picono e un'altra 15. Che è qua, ecco. Anche qui torniamo dal picono, dalle 3 appena inserite e anche dalla prima, dalla rocaille che si trova vicino alla perla. Ed entriamo anche nella perla da 6 e usciamo. Tirate sempre bene. Prendiamo un'altra 11-0, ci colleghiamo con la punta dell'altro modulino in questo modo. Prendiamo un'altra 11-0, ci colleghiamo con l'altra punta sulla sinistra ed entriamo anche nella 11 subito dopo. E adesso qui si rinforza, entriamo in queste, nelle rocaille che si trovano sotto, anche nella punta, tirate sempre bene. Adesso abbiamo realizzato la testina e andiamo avanti in tutte queste rocaille finché usciamo. Allora, siccome non ci riesco, che a un certo punto i passaggi di più si riesce con più difficoltà, ecco, ad entrare. Dobbiamo uscire dalla quarta, 1, 2, 3, 4. In questo modo. Prendiamo una rocaille da 11, ci colleghiamo sempre con la quarta dell'altro modulino, entriamo e usciamo. Tirate sempre bene un'altra rocaille. Colleghiamo sempre con la quarta, ma andiamo avanti e usciamo dalla terza. E qui dobbiamo inserire praticamente la farfallina. Se la volete così semplice, è finita. Se volete attaccare qui il perno, fate l'archetto. Se invece volete così con le gocce, adesso bisogna inserire le gocce e dalla terza qui inserisco una goccia
E poi da quest'altra parte, sempre uscendo dalla terza, inserisco la seconda. E allora vediamo. Adesso devo inserire questa verde ed è con le 15 pezzi da 11 0. E allora ho inserito 15, 11, 0, la goccia e altre 4. Questa è la più corta, invece l'altra goccia dovrà avere 18 pezzi. Allora mi collego con la quinta e vado avanti tra tutte. Tirando bene, entro anche nella rocaille da cui sono uscita. Entro in questa rocaille che si trova nel mezzo. Ed entro nella terza dall'altra parte e qui inserisco l'altra goccia e qui devo avere 18 pezzi. Allora qui invece sono tornata indietro perché ho sbagliato il colore della goccia, doveva essere verde. Allora nella seconda sono 18 e 4 e farò la stessa cosa, dopodiché nasconderò il filo e ci vediamo dopo. Ed eccoli finiti, veramente deliziosi, mi piacciono tantissimo, si presenteranno così una volta indossati. E spero tanto che piacciono anche a voi e che li realizzerete in tantissimi. Questo è tutto, questi sono la Smeraldo e ci vediamo presto. Ciao!